Ma io credo di sì. Io penso che Mazzacurati fosse fra gli artisti più indicati per raccontare questa realtà, proprio perché noi vediamo l'umanità. Spesso ci chiediamo, no, cosa viene fuori dell'Africa, cosa viene fuori. In verità, insomma, guardando questo documentario, noi capiamo che Mazzacurati parla dell'umanità. I luoghi c'entrano incidentalmente, infatti si parla molto del viaggio, di italiani che vanno in Africa, di africani che imparano il mestiere, di cose che succedono, di cose anche che non succedono. Questa è una cosa che vediamo in tutti i film di Mazzacurati, cioè l'uomo è al centro. Prima le mamme e i bambini è il nostro obiettivo, per cui facciamo tutte le cose qui e in Africa. Quello che c'è bisogno è continuare in questa battaglia, in questa lotta che è gioiosa, che è entusiasmante, perché la sfida è affascinante e immensa, cioè quella di garantire l'accesso gratuito a un parto sicuro per le mamme che hanno il diritto fondamentale di partorire un bambino e di farlo crescere, di farlo vivere, specie durante i primi giorni di vita, perché è lì che si concentra tante volte il dramma della morte di quel neonato. Ecco, questo è l'obiettivo per cui anche oggi ci ritroviamo, Carlo Mazzacurati, Niccolò Fabi, Natalino Balasso, tutto questo è orientato a questo grande obiettivo che ci stiamo dando. È molto, molto vicino all'impostazione del QAM, quello che è l'immagine che Carlo ha dato di questa attività. Cioè, un'immagine non edulcorata, né di particolarmente in qualche modo sacrificale, di martiri, persone che hanno fatto una scelta semplice e complicata allo stesso tempo, raccontata senza retorica, perché loro non ne hanno in tutte le cose che fanno. Quindi è. Mi sembra che attorno al QAM si siano raccolti un gruppo di persone che ha lo stesso linguaggio.